Italian is Superstar. Qualche giorno fa, durante le mie stories su Instagram, io ho fatto un'esternazione, ho avuto questa esternazione che era: io non sono abbastanza. E ho detto un paio di cose. Non era assolutamente riferito a nessuno se non al fatto che io non sono abbastanza. In questo video voglio parlare esattamente di questo. Ma vorrei che noi focalizzassimo l'attenzione su un messaggio. Parlo per me, ovviamente. Ammettere di non essere abbastanza e dire beh, non sono abbastanza in quel certo contesto, per lavorare su se stessi e non solo diventare abbastanza, ma superare anche il livello, la soglia minima dell'abbastanza. Quindi non vuole essere una raccolta di lamentele o di piagnistei o di autocommiserazione, perché con l'autocommiserazione io su me stessa, poi sugli altri non lo so, ma io su me stessa penso che non arrivo da nessuna parte se non a lamentarmi ed autocompiangermi. Ti faccio un esempio che vuole racchiudere il senso di questo video. Tempo fa, io ti parlo di diversi anni fa, parlando di YouTube, che è un esempio che io faccio non perché la mia vita ruoti attorno a YouTube o per me è fondamentale tutto quello che avvenga nei miei canali, ma perché è l'esempio più pratico che mi viene da fare perché tu hai sotto gli occhi. Altrimenti ti dovrei parlare della mia vita personale. Io credo che sia più pratico per me parlare di YouTube come esempio, che è molto importante nella mia vita, ma non determina il mio stato d'umore. Tanti anni fa, in quanto YouTuber, sono stata contattata per aderire a un progetto che mi piaceva molto e mi avrebbe fatto molto piacere aderire. A un certo punto, io non vengo più tirata in causa, non vengo più contattata, sono stata tagliata fuori. Osservando chi era andata al mio posto o già c'era e io non aderito, oppure io stessa probabilmente non ero abbastanza, mi sono resa conto di non essere abbastanza giovane per il target di altre YouTuber che erano state contattate. Obiettivamente c'erano persone più giovani di me di anche 10 anni presenti in quel progetto. Obiettivamente con la più anziana di età arrivavamo a toglierci anche 8-7 anni. Obiettivamente io avevo un modo di fare, un modo di approcciare totalmente diverso. Un'altra storia, un altro mondo. E io non mi sono sentita abbastanza. Io non ero abbastanza rosa, non sono abbastanza cuori, non sono abbastanza unicorni, non sono abbastanza fiori. Allora, sai, io su quell'evento lì, per cui poi io ho parlato con dei responsabili in un'altra sede, mi hanno detto: sì, Lisa, non eri abbastanza giovane. Sai che cosa ho fatto? Lì per lì ovviamente ci sono rimasta un po' male, devo essere, guarda, la verità, ci sono rimasta male, ma che frase è? Ma non me la dire, tienitela per te, fammi spallucce, andiamo avanti. Ma lo hanno detto, transiat. Ho preso quella frase e ci ho pensato veramente un casino. La soluzione è stata: benissimo, non sono abbastanza giovane per parlare in quella direzione. Posto che poteva essere un'ottima occasione per fare un bel minestrone e creare un ottimo melting pot, ma questo è il mio parere. Non sono abbastanza giovane per parlare in quella direzione? Tiro il remi in barca, cambio rotta. Vorrà dire che io parlerò a quelle non abbastanza giovani come me. Ho risolto il problema. Ho cominciato a parlare alle non abbastanza giovani. O alle diversamente giovani. Ah, uniamoci amiche e amici, noi diversamente giovani. Questo è un esempio, che è una cosa che è successa tantissimi anni fa, che per me è stata archiviata, sulla quale io non ho mai parlato, non c'è niente, assolutamente niente da dire, anche perché poi con gli anni ho scoperto che di queste occasioni in realtà ne arrivano a decine e poi sono stata io a cominciare a dire no, voi non siete abbastanza per me, cose del genere, non proprio, ecco però. Poi i miei canali hanno preso una rotta decisamente meno commerciale di quello che è un brand si possa aspettare, ma questo prescinde il video, non c'entra niente. Quel non abbastanza che all'inizio mi ha fatto lamentare, piagnucolare, io povera vittima del sistema, in realtà poi è diventata una chiave di lettura per una nuova strada. Quindi, quando nella società, nel lavoro, nella famiglia siamo non abbastanza, le cose sono due. Perpetuiamo la situazione del non abbastanza, o tiriamo il remo in barca, prendo il non abbastanza, lo faccio mio, lo elaboro, provo a farlo diventare, non ti dico un mio punto di forza sull'immediato, ma farlo diventare una mia caratteristica. Io non vado fiera dei miei non abbastanza, non vado affatto fiera, perché dovrei essere fiera di non essere abbastanza
brava coi numeri, non vado fiera di questo. Io vado fiera di altre cose. Non mi interessa essere fiera di qualche cosa di cui io non sono abbastanza brava. Posso dirti che per come io ho cominciato a decodificare i miei non abbastanza, ok, possono essere tutti in realtà dei punti di partenza, dei punti di svolta e dei punti di riflessione. Soprattutto, e questo è un concetto che io ripeto molto spesso nei video motivazionali, nei video sulla dieta, in tutti questi video qui in cui io parlo di argomenti simili. Io continuo a dire sempre la stessa cosa, anche nel video dei parenti, che poi ho detto la stessa cosa. Il macigno più grosso che io portavo sulle spalle era il mio modo di vedere gli altri. Il modo in cui gli altri mi influenzavano nelle scelte e il modo in cui io mi sentivo influenzata quando potenzialmente quelli manco mi stavano calcolando. Io li giudicavo, li osservavo, li sfottevo, ti parlo di una vita fa. E io lo facevo, io lo ammetto ad alta voce, io lo facevo, non andava bene. Mi sono liberata di questa zavorra e io mi sono liberata. Punto. Scusami la ripetizione, ma ci stava bene. Essere non abbastanza per me, in realtà, è quasi un dono. Cioè io per fortuna ringrazio non essere abbastanza qualche cosa, perché vuol dire che posso lavorare su quella cosa lì che magari io, sai, non avevo valutato. Può capitare che uno non valuti non essere abbastanza in quella cosa lì. Di contro so di essere abbastanza per qualcun altro, per qualcos'altro. Io lo so, ma questo è un concetto talmente tanto universale, applicabile a chiunque, a qualsiasi cosa anche, in qualsiasi momento della giornata, della notte, in tutto il mondo, che è ovvio, secondo me, per come la vedo io, per come la vivo io, per come ho affrontato un percorso molto lungo che a un certo punto, guarda, veramente toccare il dimagrimento proprio all'inizio, dimagrimento fino a se stesso proprio per dimagrire, ma poi si è tramutato in talmente tanto altro che a me non me ne strafregato più niente della dieta, della tartaruga, guarda il muscolo della coscia, non me ne fregava niente. Io volevo soltanto vivere una vita serena, allegra, entrare in uno stato di serenità tale da essere in grado di trasmetterla, non perché io mi volevo autoleggere a guru di questo, ma perché se io scopro che c'è in giro un buon rossetto e del quale io condivido l'esistenza, perché non condividere l'esistenza della mia personalissima chiave di lettura della vita, che ovviamente è un po' più ampia di così, però forse mi sto riuscendo a spiegare. Perché non condividere tutto questo? Perché non motivare gli altri a dire guarda, esiste un modo. Non dico per la felicità è un attimo, così come la fortuna dura mezzo secondo, poi sta a noi sbracciarci e sudare e sanguinare in alcuni casi per riuscire a costruire. Fortuna e felicità sono flash, sono scintille. Perché non condividerlo? E allora lo voglio condividere. Io sono consapevole di non essere abbastanza. Sono consapevole di non essere abbastanza bella. Sono consapevole di non essere abbastanza intelligente. Sono consapevole di non essere abbastanza flessibile. Sono molto inquadrata per certe cose, si intende. Sono consapevole dei miei non abbastanza. Probabilmente poi qualcuno me ne dà di nuovi non abbastanza. Allora, su alcuni io non solo sono disposta a lavorare, faccio di tutto per lavorare. Su altri no, perché non posso fare tutte cose insieme, intanto perché sono sempre una, diciamoci così. Secondo poi perché alcune cose sono mie peculiarità. Esempio, che proprio siamo al limite di contesto giusto, le sbagliature. Io non sono abbastanza, per la società, ecco, per come intende un certo canone di bellezza, abbastanza bella perché ho le sbagliature. Ma io continuo a pensare che siano le mie cicatrici di guerra. Io vado fiera delle mie sbagliature. Io non voglio dimenticare mai da dove arrivo. Però, per una certa fetta di popolazione mondiale, per quello che mi possa interessare, io non sono abbastanza bella. Ho un naso pronunciato, mi mancano dei denti. C'è gente che me lo ricorda, ecco, che mi mancano i denti e che ho il naso pronunciato. Non sono abbastanza bella. Ne prendo atto e vado avanti. Ecco, su questo non intendo lavorare. Non, cioè, sul fatto che io abbia il naso grosso, ma tu pensi che io vado a fare un intervento chirurgico al naso perché a qualcuno infastidisce il mio naso? Ma di certo non è un mio problema. Ho le mie smagliature, non farò mai niente per le
levarle perché mi piacciono le mie smagliature. Le voglio le smagliature ai fianchi. Sono stupende le mie smagliature. La gente si fa i tatuaggi, io ce li ho gratis i ricordi della mia vita. Ce li ho gratis. Penso me li sono fatta da sola, Questi sono tutti esempi, forse anche un po' blasi, per provare a spiegare il mio punto di vista su non abbastanza. Ma chi se ne frega se sono non abbastanza? E quanto mi importa non essere non abbastanza? Ma alla fine, Jim Morrison c'aveva ragione e racchiude il senso del video. Se per il mondo non sei nessuno, per qualcuno sei il mondo. Caro Jim, ho riscritto questa frase in tutti i diari dei miei compagni negli anni. Guarda, semplice, un po' banale, ma abbastanza efficace, o no?